Ho proposto 10.000 dollari a Paolo Coelho, il celebre autore, per un'intervista via Zoom di un'ora. La sua risposta contiene molte lezioni di cui ti parlo in questo video. Ma prima di tutto, perché ho offerto questa somma a Coelho per un'intervista breve alla fine, via Zoom? Chi sono? Io sono Marco Venturini e sono un formatore e un consulente per imprenditori e professionisti in tecniche di vendita, di persuasione, in generale nella comunicazione efficace, in particolare per vendere, ovviamente. Ebbene, lo scrittore ha rifiutato la mia proposta e nella risposta che mi è arrivata ci sono molte lezioni importanti riguardo lo sviluppo personale e riguardo il modo in cui si deve avere a che fare con personaggi ad alti livelli. Infatti, ho commesso degli errori di cui mi sono immediatamente, subito dopo, reso conto, contraddicendo anche alcune delle cose che insegno. Questo è ovvio, tutti noi esseri umani ci contraddiciamo quando siamo trascinati dalle emozioni, quando agiamo in modo irrazionale, cosa naturalissima, ovviamente. Vediamo l'email che ho mandato, vediamo la risposta e vediamo insieme cosa possiamo imparare da questa esperienza. Come vedete, ho scritto all'indirizzo San Jordi Associados, che è l'agenzia creata da Paolo Coelho per la gestione della sua immagine, quindi dei suoi libri, ma non solo di tutto. Se tu vuoi avere a che fare con lui, vuoi organizzare qualcosa con lui, devi scrivere qui perché l'ha fondata lui con la sua amica Monica, questa agenzia, questo ufficio si occupa solo di lui, ok? Ed è l'unico a farlo. Benissimo, ho scritto, ovviamente mi sono presentato e già nella prima riga ho messo in chiaro il motivo della mia mail. Devi fare così quando scrivi ad una persona che riceve molti messaggi. Ciao, sono Marco Venturini, scrivo per chiedere un'intervista con Mr. Paolo Coelho per una fee di 10.000 dollari. Già nella prima riga sai tutto. Dopo vai subito a superare le possibili obiezioni di scomodità, di tempo, no? L'intervista dura un'ora, quindi già gli spieghi la durata. Sarà in video call, quindi gli spieghi il formato e che non si deve muovere. Saremo noi due ed un mio interprete, cioè il traduttore lo pago io. In che lingua? Tutte obiezioni che uno si può fare, se ovviamente fosse interessato, che non era questo il caso. In che lingua? Nella lingua di tua scelta. Lo possiamo fare in inglese, lo possiamo fare in portoghese, brasiliano. Lasciate che io mi presenti. Sono un formatore italiano, docente universitario, consulente del governo e sono autore per Sperling & Kupffer del gruppo Mondadori, che è il suo editore italiano, quindi qui ho trovato un campo in comune per dimostrare che sono una persona seria e stimata in Italia e così via. Bene, la loro risposta dopo qualche giorno: grazie per il tuo messaggio. Ai Mister Venturini, grazie per il tuo messaggio e per il tuo interesse nell'intervistare Paolo Coelho. L'autore non concede interviste al momento. Forse potremo organizzare in un'altra occasione. Speriamo, confidiamo nella tua comprensione. Grazie ancora per il tuo interesse. Gentili saluti. Bene, io sono un giornalista e ti assicuro che quando qualcuno dice al momento l'autore non concede interviste, al momento il personaggio non concede interviste, è un modo gentile per dire non mi interessa. Perché non gli interessa? Ebbene, vediamo le lezioni all'interno di questo gentile rifiuto. La prima è che le persone di potere, come appunto lui, io parlo nel mio corso Powerful di questo concetto delle persone di potere, se lo vuoi approfondire lo puoi fare guardando il corso, le persone di potere fanno solo ciò che hanno voglia di fare, non sono più schiave del bisogno e quindi fanno qualsiasi cosa per denaro. Ok, anche se sono milionari, molti continuano ad essere schiavi del bisogno, continuando a fare qualsiasi cosa per soldi. Ma essere milionari non significa essere persone di potere, ok? La persona di potere, cioè, che ovviamente ha raggiunto anche il benessere economico, le due cose vanno sempre solo di pari passo, non è possibile essere di potere ed essere poveri, ok? Quindi la persona di potere che comunque non ha più bisogno economico, non ha neanche più quel vizio di mostrare bisogno e quindi fa solo ciò che gli piace.
Dunque viene pagata per cose che farebbe anche gratis. Infatti Paolo Coelho le fa gratis le interviste che vuole fare, ok? E quali sono? Bene, io nel mio corso insegno una cosa che ho contraddetto col mio comportamento, ma questo è naturale, come abbiamo detto, i bias cognitivi ce li abbiamo tutti, quindi quando agiamo in modo irrazionale ci contraddiciamo, l'essere umano è bello anche per questo. Nel corso spiego che noi possiamo realizzare un sogno e intervistare il proprio autore preferito è un sogno sicuramente, solo quando siamo più grandi di esso. Diventa più grande dei tuoi sogni ed essi cadranno ai tuoi piedi. Questo è un mio aforisma che descrive il concetto. Coelho le fa le interviste, ma le fa con chi ha un potere, nel caso delle interviste, mediatico, più grande del suo. Per esempio, deve promuovere un libro, va a farsi intervistare nella TV più importante del paese, nella TV più importante italiana, nella trasmissione più vista da milioni di telespettatori, oppure nel giornale americano, inglese, ok? Va da questi media enormi e ci va per promuovere il suo libro, quindi per alimentare il suo sogno che ha già realizzato, per nutrire il suo percorso, non quello di qualcun altro, come nel mio caso con questa intervista io chiaramente andavo a nutrire il mio percorso professionale, perché l'avrei usata per promuovere il mio corso Powerful, appunto. Ok, quindi lui le fa anche gratis le interviste, ma quando fanno parte di un qualcosa che è più grande di lui. Diventa più grande dei tuoi sogni ed essi cadranno ai tuoi piedi. Se sei piccolo rispetto al sogno che vuoi realizzare, fallirai, riceverai dei no. Puoi anche offrire un miliardo. No. Bene, la seconda lezione è che le persone di potere, appunto, come abbiamo accennato, non si muovono per soldi. Hanno dei bisogni diversi. Per esempio, sempre nel caso di Coelho, tempo fa scrisse una lettera per Mercedes, una lettera ai dipendenti dell'azienda. Mercedes gli chiese quanto vuoi, lui non sapeva quantificare, lui l'avrebbe fatto anche gratis. Ci ha pensato, ha detto, sai, non ho la macchina, datemi una macchina. E questi gli hanno portato una macchina ovviamente molto costosa, contentissimi. Lavoro con dei personaggi televisivi, che gli faccio consulenze ovviamente in comunicazione, che guadagnano molti soldi, sono milionari, non gliene frega niente più dei soldi. Non fanno più uscite, ospitate, eventi per i soldi. Però hanno altri bisogni, tipo crescere sui social network. Dicono, sono tanto famoso in TV, intrattengo milioni di persone, ma sui social ho poche migliaia di follower. E quindi pagano dei consulenti come me per elaborare strategie, elaborare messaggi, per crescere sui social. Quindi tu arrivi a lavorare con una persona del genere perché risolvi un suo bisogno, un suo problema, che in questo caso per esempio sono i social network, ma non ci saresti arrivato proponendogli 10.000 euro per venire a cenare nel mio locale. Ok? Quindi, come insegno in Powerful, dato che ti insegno a tessere delle relazioni con persone di potere sulla vetta della piramide, individua il bisogno reale, o meglio la leva persuasiva della persona di potere con cui tu vuoi avere a che fare, e quasi mai sarà il denaro, anzi mai sarà il denaro se è veramente una persona di potere, non sarà mai il denaro. Ok? Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo, fa le call non con gente che gli dice ti do i soldi perché partecipi al mio evento, no, fa le call per discutere del Bitcoin, che adesso le criptovalute da qualche anno sono la sua fissa. Ok, per lui avere successo nelle criptovalute, dimostrare di essere il più esperto al mondo, è una leva fortissima, e quindi ti fa la call su Zoom anche gratis, se sei ovviamente più grande del suo sogno riguardo le criptovalute, cioè che sei uno riconosciuto a livello globale come un grande esperto. Ok, questo è il meccanismo per lavorare con le persone al vertice del mondo, della società, con l'elite. Per quanto riguarda invece quelli che stanno al centro della piramide o sulla base, sotto anzi la base della piramide, beh, per quelli la leva è quasi sempre il denaro, e quindi
non avrai problemi al riguardo se sai ovviamente come muoverti. E se ti iscrivi a questo canale avrai sicuramente tantissimi spunti già dai video pubblicati e da quelli futuri per agire anche nei confronti di quelli che stanno al centro e nella base della piramide. Dunque iscriviti al canale per non perderti altri spunti come questi. Fammi sapere cosa pensi nei commenti di questa mia esperienza. Un abbraccio.